Qualche giorno fa stavo girovagando per il web finché non mi sono imbattuto in un post dove c'era un ragazzo che chiedeva: ho appena ricevuto 50.000 euro in eredità, cosa posso farci? E a questo punto mi sono messo a letto i commenti e alcuni li ho trovati anche molto interessanti, ma ho deciso poi di rispondere io a questa domanda e quindi ho deciso di creare questo video per valutare diverse opzioni che ci potrebbero essere e per valutare io in prima persona cosa farei se mi capitasse una cosa del genere. Quindi, se si verificasse il caso in cui mi entra una grossa cifra nel portafoglio, e devo decidere appunto come gestirla. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Io sono Lorenzo e in questo canale parliamo di finanze personali, investimenti e cripto. Se siete quindi interessati a questi argomenti, vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi contenuti. Come vi anticipavo poco fa, oggi siamo qui per valutare come investire 50.000 euro che ci ritroviamo a caso, possiamo dire quindi magari per una vincita o per un'eredità. Ci troviamo quindi una grossa cifra di cui molto probabilmente non abbiamo bisogno, a meno che non abbiamo debiti particolari, e con la quale dobbiamo decidere appunto cosa fare, perché sappiamo che lasciare i soldi sul conto corrente potrebbe essere sbagliato, dato che negli ultimi anni si sta verificando una grossa inflazione, ma allo stesso tempo investire i soldi senza criterio è altrettanto sbagliato. Quindi valutiamo un po' quelle che sono le opzioni e appunto cosa fare io in prima persona. E sottolineo in prima persona perché appunto non è un video che contiene consigli finanziari o altro, ma semplicemente io mi sto immaginando nella situazione del ragazzo che vi citavo all'inizio video e ipotizzo cosa farei. Quindi appunto sono solo mie opinioni personali, non prendetele come dei consigli. Ognuno poi ragiona e fa quello che vuole nel caso appunto in cui riceva una cifra così. Ma ora non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo subito cosa inizierei a fare. Ho stilato quattro linee di investimento con la quale gestirei questi soldi, ma prima di dirle farei una piccola valutazione. La valutazione consiste nel valutare se abbiamo dei debiti. Infatti, se abbiamo dei grossi debiti, per esempio un debito di non lo so 50.000 euro che vale la cifra che ci entra e lo stiamo ripagando, come per esempio il mutuo della casa o il pagamento di un'auto, non so, una qualsiasi cosa che ci potrebbe appunto fare avere un debito, la prima cosa che farei è andare a valutare qual è l'interesse di quel debito, perché nel caso in cui noi parliamo di un interesse basso, magari dell'1 o del 2%, potrei dire ok, possiamo tenerlo, investire i soldi sui mercati nella speranza di ottenere un rendimento maggiore di quello che è il debito. Quindi se per esempio sui mercati riusciamo ad ottenere un 5% netto, comunque rispetto al debito noi stiamo generando un 3% di differenziale, appunto perché il rendimento è 5%, se li togliamo il 2% del debito abbiamo un 3% generato. Se invece noi andiamo a ripagare tutto il debito, a quel punto non abbiamo né il debito ma né i soldi e quindi non possiamo generare rendimento sui mercati. E appunto quindi farei inizialmente una valutazione di questo tipo per capire quanto è grosso il debito, quanto incide sul mio capitale e quanto appunto è l'interesse. Ipotizzando che non ci sia alcun debito e che quindi noi abbiamo questi 50.000 euro totalmente liberi che possiamo gestire a nostro piacimento, andiamo a valutare quelle che sono le varie opzioni. Ci spostiamo quindi sul computer e analizziamo subito la prima. Farei un pochino di zoom prima di iniziare. Ok, allora vediamo subito che il nostro capitale è di 50.000 euro e ho pensato a un'idea di un conto deposito. In questo caso ho valutato dei conti deposito a 24 mesi e ho segnato qui sotto gli interessi che ci forniscono. Il conto deposito, per chi non lo sapesse, è molto simile a un conto corrente e permette di mantenere i nostri soldi, quindi se noi abbiamo questi 50.000 euro li spostiamo in un conto deposito, possiamo poi scegliere se il conto è vincolabile o svincolabile. In questo caso li ho scelti tutti e tre non svincolabili, però ne esistono anche alcuni svincolabili. Questo vuol dire che noi possiamo riprendere i soldi quando vogliamo. Naturalmente, se scegliamo un conto svincolabile, gli interessi saranno anche inferiori, quindi il guadagno inferiore. Però, come vi dicevo, il conto deposito è un conto alternativo al conto corrente all'interno del quale noi mettiamo i nostri soldi che non utilizziamo e da questi otteniamo degli interessi. Con questi tre servizi che ho selezionato, potremo quindi noi godere di un guadagno che è pari al 4,5% annuo per quanto riguarda il limite e poi al 4% per Tinaba e Banca Progetto. Ce ne sono a migliaia di questi servizi, potete valutare quello che volete, magari la banca che utilizzate già lo possiede, quindi non vi è necessario creare un nuovo conto corrente, ma semplicemente aprendo l'applicazione della vostra banca o non lo so, andando sulle informazioni del sito della banca potete trovare appunto il conto deposito. E quindi andiamo a vedere quale sarebbe il guadagno che otteniamo dopo 24 mesi. Abbiamo prima di tutto un dato che riguarda il pagamento. In questo caso tutto il montante ci verrà pagato con il limite Tinaba alla fine dei 2 anni, perché ho appunto scelto un esempio di 24 mesi. Quindi per spiegarvi brevemente i calcoli, cosa succede? Abbiamo il nostro montante che è pari a 50.000 euro, lo moltiplichiamo per questa percentuale e otteniamo questo guadagno annuo. Poi, per farlo diventare netto, perché noi andiamo a pagare un 26%
di tasse su quello che è il lordo, ossia 2250, andiamo a moltiplicare per 0,74 il valore, che quindi stiamo escludendo lo 0,26 che pagheremo di tasse, e otteniamo 1665 euro di guadagno per il primo anno. A questo punto raddoppiamo il capitale che abbiamo guadagnato netto, otteniamo 3330 euro, e quindi questo si andrà a sommare al denaro che ne abbiamo investito, ossia 50.000 euro, e notiamo che i guadagni che otteniamo sono quindi questi: 3330 euro per quanto riguarda i limiti, e invece 2960 per TINAB e Banca Progetto. Questa scelta è una scelta che adotterei se so che a distanza di un lasso di tempo già definito so che devo spendere questa cifra. Quindi, se per esempio so che tra un anno devo acquistare la casa, tra un anno devo comprare la macchina, tra 2 anni devo comprare la macchina e così via, prendo questi soldi e li metto in un conto deposito vincolato con una data di scadenza precisa, e dato che ha una sicurezza non del 100% ma del 99%, perché comunque il rischio che la banca fallisca è molto basso. E poi comunque se la banca fallisce c'è il fondo di tutela interbancario che protegge i nostri depositi fino a 100.000 euro, quindi siamo coperti al 100%, però preferisco dire un 99%, comunque c'è sempre un po' di rischio, ecco, non esiste niente di garantito al mondo, però comunque abbiamo un rendimento abbastanza buono, direi, con un rischio veramente bassissimo in questo caso, e ci permette di far fronte delle spese che magari abbiamo già programmato per il futuro senza alcun tipo di problema, ma anche avendo un piccolo rendimento, in modo che comunque noi stiamo sfruttando quello che è il capitale che abbiamo. Quindi questa può essere una prima alternativa per chi sa che dovrà utilizzare i soldi nel breve termine. Spostandoci a vedere la prossima casistica, ho scelto, diciamo, questo nome Prudenza, che ci fa capire il fatto che facciamo un investimento appunto a basso rischio, e può essere un investimento simile al precedente, dato che possiamo o prolungare la durata dei conti deposito, alcuni arrivano fino a 5 anni, o in alternativa investire in dei buoni del tesoro, quindi dei titoli di Stato che possono essere obbligazioni e così via, che possono durare 4 anni, 5 anni e così via. Questo sempre nel caso in cui noi sappiamo che tra questi anni abbiamo bisogno di questa cifra. E quindi possiamo valutare alcuni BTP che dopo vedremo insieme, che in questo caso scadono tra 4 anni e questo tra 5 anni. Naturalmente non conviene mettere solo BTP italiani se vogliamo costruire un portafoglio, perché sarebbe infatti il caso di diversificare inserendo altri stati, magari già europei possono andare bene come la Germania, la Francia, o si possono estendere gli orizzonti inserendo anche paesi come gli Stati Uniti, anche se in questo caso introduciamo il rischio valuta che su un arco di tempo corto come 4 anni può essere un rischio che diciamo va evitato, perché appunto tutto il guadagno che ci deriva dal BTP, se abbiamo un movimento sfavorevole del dollaro, potrebbe essere tranquillamente perso. Quindi in questo caso, dato che abbiamo una scadenza abbastanza breve, stare su obbligazioni della mia stessa moneta. Io in questo caso ho scelto per comodità 2 BTP italiani, però in generale vi consiglio appunto di guardare un po' a tutti gli stati dell'Europa. Andiamo a guardare il primo e vediamo subito quali sono i suoi dati. Abbiamo un rendimento netto a scadenza, che quindi è l'unico dato che ci interessa, del 2,98%. Questo cosa fa? Calcola già l'importo della cedola, quindi questo 2,2 che è la cedola lorda lo fa già diventare netto, e poi calcola anche il rendimento che si ottiene dalla differenza del prezzo. Dato che questa è quotata a 95,77 euro, nel momento in cui ci viene rimborsata a 100, quindi noi abbiamo un guadagno che deriva sia dal differenziale di questo valore, quindi tra il 100 e il 95,77, e dalle varie cedole lorde e nette. E la scadenza vediamo che è praticamente tra 4 anni e scade in data 1° giugno 2027. Ho scelto poi un investimento un pelo diverso, ma adesso vi spiego subito perché. Questa obbligazione, che come vedete ha una caratteristica abbastanza particolare rispetto a quella che abbiamo visto prima, infatti ha una cedola bassissima dello 0,25%, però ha un prezzo molto basso, quindi il nostro guadagno netto del 3,22 non deriverà dalla cedola, perché come vediamo è bassissima, ma deriverà dalla differenza tra il 100, che è quindi il prezzo che ci rimborsano, e l'86,21, che è il prezzo attuale sul mercato. E questo può avere senso magari per chi possiede già nel portafoglio delle minusvalenze. Infatti, chi ha la minusvalenza causata naturalmente da vendita magari di fondi, di ETF e così via, che quindi ha generato una perdita sotto forma di reddito diverso, può andare a generare attraverso l'acquisto di questo BTP un reddito diverso, dato che appunto il differenziale tra il prezzo di acquisto e di vendita sarà abbastanza alto, visto che poi a noi viene venduto a 100, e questo ci permetterà appunto di avere praticamente un capital gain molto alto, che poi può andare a recuperare la plusvalenza, e in questo
questo caso noi non andremo nemmeno a pagare il 12,5% su quello che è il differenziale, cosa che altrimenti avremmo dovuto fare se non avessimo avuto la plusvalenza. In questo caso però dobbiamo stare attenti perché qui parliamo di una minusvalenza che diciamo deve maturare ancora in futuro, perché le minusvalenze durano massimo 4 anni, questo scade fra 4,72 anni. Naturalmente ci sono dei BTP molto simili, il mio era semplicemente un ragionamento, però appunto andando su BTP che scadono tra 2 o 3 anni potete trovare cose di questo genere che hanno una cedola bassissima e tutto il guadagno dipende dal guadagno che c'è praticamente sul differenziale tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, e questo permette di recuperare le minusvalenze ed è sicuramente una cosa molto utile da valutare. In questo caso noi stiamo semplicemente costruendo un portafoglio, quindi non interessa molto, però secondo me è un particolare che è interessante. Quindi ricapitolando, in questa strategia noi scegliamo di comprare dei BTP con delle scadenze già definite che ci permettono di ottenere un buon rendimento. Per fare poi una valutazione un po' più precisa, noi scegliamo di andare a calcolare quello che sarebbe il guadagno che otteniamo anche con un conto deposito alla stessa durata di anni del BTP e valutiamo quale conviene di più. In questo caso noi i BTP che abbiamo guardato hanno una durata di praticamente 4 anni, questo è il primo, vedete 4 anni da un rendimento del 2,98%. Andando sui limiti andiamo su 4 anni, il rendimento è 2,96%. Quindi siamo praticamente allineati, però in questo caso il conto è non svincolabile, il BTP invece lo possiamo vendere quando vogliamo. Quindi anche questa è una cosa di cui dobbiamo tenere conto, però allo stesso tempo il conto deposito non vedrà mai fluttuazioni di prezzo. Invece il BTP potrebbe fluttuare e nel momento in cui dovessero aumentare i tassi, cosa che in realtà è ancora possibile, il valore del nostro investimento andrà a calare. Quindi, se noi decidessimo di vendere, per esempio, tra 2 anni, quindi dopo 24 mesi, c'è il rischio che noi genereremo delle perdite o comunque dei guadagni molto bassi. Quindi possiamo dire che il conto deposito è sicuramente meno rischioso, però allo stesso tempo, se lo dobbiamo tenere non svincolabile, ci blocca i nostri soldi completamente. E se noi lo vogliamo svincolare prima, l'unico modo sarebbe perdere tutti gli interessi. O in alternativa non si può nemmeno svincolare. Invece facendo sullo svincolabile, vedete a 48 mesi abbiamo solo un 2,40% netto e confrontando il fatto che anche il BTP è svincolabile, potrebbe convenire il BTP dato che il rendimento è del 2,98. Però appunto, come dicevo, il BTP ha fluttuazioni di prezzo che, come potete vedere, sono abbastanza ampie, non tantissimo come mercato azionario, ma sicuramente nemmeno poco. Quindi anche qui possiamo parlare di un investimento sui BTP un po' più remunerativo, ma allo stesso tempo un investimento più rischioso. Quindi, come al solito, il binomio rischio-rendimento è quello che fa da padrone sugli investimenti. Ci spostiamo sul terzo livello, ossia il bilanciato. Quindi qui proprio semplicemente andiamo su un'azione obbligazione 50-50, perché potrebbe essere magari un investimento di breve o lungo periodo. Qui in questo caso io pensavo già a un lungo periodo e andrei a mettere nell'azionario magari un qualcosa di globale, che lo vedremo perché è contenuto anche nella prossima linea di investimento. E sulle obbligazioni, in questo caso, se non abbiamo un termine preciso, potremmo anche valutare di prendere un ETF obbligazionario, che quindi magari contiene obbligazioni che vengono ricambiate dal gestore automaticamente, quindi lui nella maggior parte dei casi le porta a scadenza e ci permette di intascare quelle che sono le cedole gradualmente. Si può scegliere sia di averlo ad accumulazione che a distribuzione, in questo caso dipende un po' appunto da quelle che sono le necessità. Se vogliamo proprio accrescere il capitale possiamo scegliere ad accumulazione, se invece vogliamo avere dei proventi un po' alla volta lo mettiamo a distribuzione. In questo caso ovviamente poi il valore del portafoglio tenderà a rimanere, non dico piatto, però a crescere poco, perché appunto ciò dipende dal fatto che le cedole vengono distribuite a noi, quindi noi spendiamo quei soldi subito. Per quanto riguarda l'azionario vale lo stesso discorso, anche qui possiamo scegliere un ETF o l'UORD, un ETF magari che va a indicare o a replicare quelli che sono i paesi sviluppati, e questo ci permette di avere una buona esposizione nel portafoglio senza avere un rischio troppo elevato. Poi sulla valutazione, sulla scelta degli ETF obbligazionari, stiamo attenti perché appunto possiamo selezionare ETF che replicano obbligazioni di tutto il mondo. In questo caso andiamo incontro a un rischio di cambio, che su un investimento di breve termine potrebbe avere un rischio superiore a quello che è necessario, invece su un investimento di lungo termine il rischio di cambio tende a essere molto basso. L'alternativa sarebbe avere dei fondi hedged, quindi con copertura valutaria. Il problema è che qui abbiamo dei costi un po' più alti che limano spesso i rendimenti, quindi anche qui bisogna fare un po' di valutazioni. Però se noi stiamo ragionando con un'ottica di oltre 10 anni, io appunto starei magari su obbligazioni non hedged, perché appunto direi che il rischio di cambio qui è un problema un pochino più basso, però valuterei bene i paesi su cui espormi, quindi comunque punterei a paesi un po' più sicuri, poi dipende ovviamente dalla propensione al rischio di ognuno. E per quanto riguarda l'azionario lo analizziamo meglio guardando il prossimo foglio. Qui in realtà più semplice di così non si può fare. In realtà avevo pensato anche una variazione inserendo un po' di cripto, però ho preferito stare tranquillo perché avrei dovuto aggiungere un livello ulteriore, il 5, che era super rischioso.
In questo caso abbiamo un 100% azionario e possiamo fare una valutazione appunto di inserire dei mercati già sviluppati affiancandoli a dei mercati emergenti o addirittura esagerando, proprio esagerando, possiamo aggiungere anche delle small cap, quindi aziende piccole che non sono contenute nei principali indici ma che potrebbero dare dei buoni rendimenti. Infatti negli ultimi anni le small cap hanno reso veramente bene, vi faccio anche vedere qualche grafico e in particolare vediamo questo, il grafico dell'indice Russell 2000. E come possiamo vedere questo Russell 2000 è un indice che contiene i 2000 titoli più piccoli dell'altro indice Russell 3000. In questo caso sono 2000 titoli di aziende abbastanza piccole che ovviamente non faranno parte dell'S&P 500, ma sono comunque aziende statunitensi che magari hanno un potenziale e possono crescere nel lungo periodo. Vediamo infatti che negli ultimi anni il rendimento è stato abbastanza alto, poi consideriamo sempre che adesso il mercato è molto piatto, ma lo è per tutti gli strumenti. Comunque notiamo che c'è stato uno sviluppo molto elevato. Infatti a partire dal 2004 il rendimento è stato di 233%, quindi anche qui ci sono delle aziende con del potenziale sicuramente. Quindi tornando a noi, sicuramente possiamo dare al nostro portafoglio azionario dei pesi differenti in base a quella che è la nostra propensione al rischio, ma anche in base a quello che è il nostro interesse. Possiamo valutare se vogliamo stare leggermente più tranquilli di investire solo in mercati sviluppati, poi possiamo, in base alla nostra propensione al rischio, aggiungere strumenti sui mercati emergenti, ma anche sui mercati con aziende piccole. Quindi si può diversificare anche all'interno di un singolo settore che sembra essere concentrato al 100% nello stesso strumento, ma permette comunque di avere una diversificazione molto ampia. Poi ci sono anche indici più specifici sulle small cap, esistono small cap del mondo, small cap europee, small cap statunitensi e così via. Poi naturalmente in base al numero di strumenti che noi vogliamo includere in portafoglio possiamo andare in modo specifico ad investire su aree come l'Europa, sull'India, sull'Asia, sull'America e così via, andando a scegliere proprio degli ETF che riguardano le zone geografiche. Invece scegliendo un all world naturalmente abbiamo tutto accorpato. Questo naturalmente, la scelta di un ETF all world naturalmente ci permetterebbe di avere costi di transazione inferiori. Siamo dunque giunti al termine di questo video, io vi ringrazio per averlo visto fin qui, vi ricordo che non c'erano consigli finanziari ma erano semplicemente ipotesi di come gestire io una cifra del genere, quindi appunto se a voi dovesse capitare di essere in questa situazione fate quelle che sono le vostre valutazioni e magari rivolgetevi anche ad un esperto. Io vi invito ad iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video, se ne volete vedere così di questo tipo in futuro, lasciare anche un mi piace e niente, noi ci vediamo al prossimo video, statevi bene.